educativa dei soggetti con disturbo autistico. Comportamentali che compromettono la capacità di acquisire abilità nell'area cognitiva, comunicativa e sociale. In particolare l'analisi è rivolta all'autismo infantile nel contesto delle problematiche relative all'educazione e all'integrazione. Hai già ripreso, mi ha chiesto di non riprenderla. Prima di informazione di per le risposte dei familiari, l'università viene premiata se chi si laurea entro 4 mesi, se non prosegue negli studi, ha un altro posto di lavoro. Quindi tra di noi c'è qualcuno che non ha attualmente un posto di lavoro e che dopo la laurea non ha intenzione di proseguire? No, quindi tutti avete già un posto di lavoro e chi non ce l'ha intende proseguire e quindi non ci penalizzate. Se invece foste disoccupate, noi vi troviamo un posto di lavoro per 6 mesi iscrivendovi a Garanzia Giovani e quindi concedendo a tutti di non essere net, cioè giovani non studiano, non lavorano, che sono peggio immaginabile per una società attiva. Seconda informazione è che noi vogliamo che i nostri studenti facciano progetti di lungo periodo e quindi che considerino la laurea triennale nient'altro che una tappa di un processo che spero possa proseguire non solo nella laurea magistrale, dove ci si perfeziona anche in occasione degli spin-off che prima si adombrava, ma perché poi c'è anche un dottorato e quindi non è che noi li vogliamo tenere qui fino alla fine della vostra esistenza, anzi vogliamo che a 26 anni voi siate già in dottorato, se non siete in ritardo adesso. Però il fatto di fare questi percorsi sempre mettendo insieme la preoccupazione di un posto di lavoro. Abbiamo il terrore della inoccupazione e veramente invece il disprezzo per chi non vuole lavorare. Quindi cerchiamo di aiutare in tutti i modi i nostri studenti. E adesso per i poteri conferiti dalla legge, visto l'attestato degli studi che avete compiuto, ascoltata la presentazione dei vostri elaborati finali e valutata la discussione che avete sostenuto davanti alla Commissione e anche in presenza dei testimoni, conferiamo la laurea in Scienze dell'Educazione appartenente alla classe 18 a ciascuna di voi con le seguenti votazioni. Dico dopo aver detto che in virtù del conseguimento di questo titolo vi proclameremo dottoressa, però gli applausi fatti dopo che proclamata la votazione. La votazione, dico per i parenti, loro lo sanno, è vincolata dalla media degli esami che sono stati sostenuti nel corso degli studi aiutata da un punto in più che è dato a quelli tra di loro che sono in corso, cioè che si laureano in 3 anni accademici e non fanno spendere soldi alle famiglie e allo Stato italiano aumentando la durata del percorso di studio, invece quelli che lavorano fanno bene a prolungare il tempo necessario per poter acquisire il titolo. E poi è dato da un massimo di 4 punti che viene assegnata all'elaborato finale e alla discussione che viene fatta davanti alla Commissione. Con questi vincoli, Motta Cristina, la proponiamo dottoressa con 94 su, punti su 110, Agazzi Silvia con 89 su 110,
95 su 110, Eligio Veronica 93 su 110, Seminati Anna 102 su 110, Cornotti Valentina 110 su 110, Groppelli Roberta 110 su 110, Ricrotti Silvia con 99 su 110. Siete dottoresse, vi aspettiamo alla magistrale.